La sfida della fotografia è il titolo della grande mostra che Pordenone ha dedicato a Italo Zanier, uno dei maestri di quest'arte a livello internazionale, cui domani verrà anche consegnato il sigillo della città. Rimarrà aperta fino al 26 agosto negli spazi espositivi di Via Bertossi. Sentiamo Tino Zala. Un inedito racconto per immagini che coincide con l'80° compleanno del fotografo storico e critico. Nel 2007 la Fondazione Venezia ha acquisito l'archivio di Italo Zanier, una raccolta di inestimabile valore. In mostra, oggi, materiale proveniente dalla nuova collezione del maestro spilimberghese. Oltre 300 preziosi scatti e una cinquantina di importanti volumi che ripercorrono l'evoluzione tecnologica, espressiva e culturale della fotografia. In un cammino cronologico che permette di comprenderne gli sviluppi. Un archivio che spazia dall'Ottocento a oggi, una lettura della storia di quest'arte, dalle sue prime testimonianze alle più significative stampe contemporanee, tra cui un ciclo realizzato dai grandi nomi italiani già apparso al Guggenheim di New York. E alludiamo a Berengo Gardin, Reuter, Iodice, Guidi, Gastel. Le sezioni della rassegna aiutano il percorso dei visitatori sia nella suddivisione tematica sia in quella temporale. Un'esposizione aperta da foto storiche degli anni 30, sia del contesto nazionale sia di quello internazionale. In vetrina anche daguerrotipi e volumi, testi rari e immagini significative della storia della fotografia salvate dalla passione nella ricerca e nell'acquisizione cui Zanier da sempre si è dedicato. A corredo della mostra una serie di iniziative, incontri con esperti del mondo dell'arte, workshop e attività didattiche.